Il Pineto dà il là al campionato con un roboante 4-3 contro la neopromossa Termoli in una sfida che mancava dal palcoscenico della Serie D da ben 26 anni. Una vittoria di misura che mette in luce certezze, il buon primo tempo dei biancazzurri chiuso sul parziale di 3-0 e solleva qualche dubbio con i locali che nella ripresa subiscono il ritorno del Termoli che riesce a rimontare 3 reti. L'approccio dei biancazzurri alla contesa è perfetto, dopo appena 7 minuti la gara si sblocca grazie al diagonale col contagiri del giovane classe 2003 Gurini, che incrocia all'angolino e porta in vantaggio i locali 1-0. Passano 3 minuti e il Pineto raddoppia. Cigliano commette fallo in area su un Giambè e il direttore di gara accorda la massima punizione in favore dei locali. Allegretti dal dischetto non sbaglia, insaccando alla sinistra di Mora il 2-0. La reazione del Termoli al 13° con un'azione insistita dei giallorossi, prima dal limite romano impegna Mercorelli in corner, quindi ancora l'estremo di casa si fa trovare pronto a disinnescare sul corner successivo, quindi nuovamente Romano da fuori spedisce di poco alto sulla traversa. Ma al 27° i biancazzurri vanno vicinissimi al terzo gol con Losicco, che da 2 passi non riesce a superare un attento Mora. L'appuntamento con il Trieste è però solo rimandato. Al 42° un Giambè ruba palla a Cestaro sulla tre quarti e va all'uno contro uno con Mora, superando l'estremo molisano e firmando il 3-0 proprio sul finale di frazione. All'intervallo, omaggio della tifoseria in occasione del 60° anno di storia del Pineto Calcio al presidente Silvio Brocco per l'impegno profuso in questi anni, con la consegna da parte dell'ex calciatore biancazzurro Beniamino Budiani di una targa ricordo. In apertura di ripresa a Maolo richiama l'autore del primo gol Gurini per inserire Mininkleri con Foglia arretrato a terzino sinistro. È proprio il numero 10 crea il primo pericolo al 4° minuto con un tentativo di rovesciata che impegna Mora in presa bassa. Ma al 5° il Termoli accorcia le distanze con Carnevale che raccoglie il traversone dalla destra e con ottima scelta di tempo si inserisce insaccando di testa il gol del 3-1. E ancora Carnevale all'8° calcio alla botta dalla distanza che impegna coi punti un attento Mercorelli. Ma l'entusiasmo ritrovato del Termoli viene spezzato al 10° minuto da un ispirato Allegretti che con una pregevole azione personale supera per la seconda volta Mora e cala il poker al Mariani Pavone. Un Allegretti che al 23° lascia tra gli applausi il terreno di gioco per far posto a Ferrini, col Pineto che passa al 3-5-2. Ma al 27° il Termoli accorcia nuovamente le distanze siglando la rete del 4-2 con la girata sotto misura del neoentrato Carnicelli che anticipa la difesa biancazzurra in sacca alle spalle di Mercorelli, la rete che riaccende l'entusiasmo dei tifosi molisani giunti al Mariani Pavone, che esultano all'85° quando Filogamo, con un insidioso tiro cross a spiovere, sorprende la retroguardia locale e riapre la partita firmando il 4-3 e dando il là ad un finale che mette in apprensione i locali, costretti a difendersi dal ritorno dei molisani. Dopo 4 minuti di recupero il risultato però non cambia e il Pineto può tirare un sospiro di sollievo per i primi 3 punti stagionali conquistati. Termoli, che nonostante la sconfitta, esce a testa alta dal Mariani Pavone, soprattutto per quanto di buono confezionato nella ripresa, ma con qualcosina da registrare in frase di approccio alla partita. Sapevo fin dall'inizio che potevamo avere delle difficoltà, perché la condizione di diversi giocatori è precaria e si è visto, soprattutto nella seconda frazione. Avevamo anche 3 giocatori squalificati e è chiaro, contro una squadra organizzata come il Termoli, se non fai un buon filtro e non hai l'equilibrio come squadra, fai fatica. Noi siamo stati bravi in fase di impostazione e abbiamo fatto gli ottimi gol, però poi in fase difensiva sicuramente non abbiamo fatto bene, ma non è dovuto soltanto alla difesa, perché poi la squadra ha coperto male il campo e facciamo fatica a chiudere gli spazi e quindi il Termoli ci ha messo sotto fino alla fine, però in questo momento, considerando tutte le problematiche, a me oggi interessava la vittoria, visto anche la tradizione nel primo turno di campionato, era importante partire con una vittoria. Abbiamo fatto soffrendo e prendiamoci questa vittoria sapendo che dobbiamo soltanto lavorare e sperando di recuperare la condizione di qualche giocatore importante. Purtroppo se non ci danno prima 2 schiaffi non ci svegliamo, questo è un dettaglio da andare sicuramente ad aggiustare con i ragazzi
perché poi quando giochi contro squadre forti come il Pineto ti fanno male. Ecco perché mi sono un po' arrabbiato fra primo e secondo tempo, perché dopo i 10 minuti iniziali poi dopo abbiamo cominciato a giocare, a fare la partita come voglio io. E purtroppo non siamo stati concreti nel primo tempo, mentre poi nel secondo abbiamo concretizzato qualche azione e abbiamo avuto anche tante altre situazioni dove potevamo fare meglio l'ultimo passaggio o concludere meglio in porta. C'è stata anche l'occasione per pareggiarla, però tutto sommato come prima partita mi accontento della prestazione. È normale che poi inizieremo anche a guardare il risultato.